Ciao, benvenuti sul mio canale, io sono Celeste. Quest'oggi ci occupiamo di addominali. Gli addominali sono fondamentali per sostenere la colonna vertebrale, avere una migliore postura, sentirci più stabili, ci sostengono proprio il nostro centro. Quindi quest'oggi li rafforzeremo. Non sono la cosa più piacevole da fare, però sono fondamentali. Cominceremo seduti sui talloni, in fondo al tappetino. E se vi dà fastidio le ginocchia sedervi così, potete sempre mettere un cuscino sotto o tra i glutei e i talloni. Chiudiamo gli occhi, lasciamo giù le spalle. Prendiamo un paio di respiri. Notate se riuscite a inviare il respiro fino al pavimento pelvico. Ed espirando, stringiamo il pavimento pelvico, veniamo su addominali e lentamente facciamo fuori uscire tutta l'aria. Cerchiamo di respirare dentro e fuori dal naso. Lasciamo le spalle e il viso. Svuotiamo la mente, concentrandoci sulle sensazioni del corpo. Bene, lentamente apriamo gli occhi e veniamo a tavolino. Andremo a riscaldare un pochino i polsi prima di, visto che faremo un po' di panche. Tracciamo dei cerchi con le spalle sopra le mani, venendo avanti, di lato e indietro. Quindi spostiamo il peso su tutti i quattro angoli, lati del palmo. Cambiamo giro, cambiamo direzione. E mentre facciamo questo, spingiamo il dorso dei piedi a terra. In questo modo osservate come si attiva l'interno coscia, il pavimento pelvico e gli addominali bassi. Ci fermiamo, puntiamo i piedi dietro di noi, portiamo le dita verso l'esterno prima e poi in direzione delle ginocchia, sia con una mano che con l'altra. Se non è accessibile, restiamo con le dita verso l'esterno e andiamo a destra e a sinistra con le spalle. Se invece abbiamo le dita verso le ginocchia, ci andiamo a sedere sui talloni sollevando la base del palmo della mano. Rilassiamo giù le spalle, respiriamo qua. Bene, attiviamo gli addominali e veniamo a sederci indietro, sciogliamo. Andiamo a intrecciare le dita e disegniamo degli otto come nell'aria. E possiamo muovere le mani, i polsi, la velocità che preferiamo, più veloci o più lenti. Cambiamo direzione. E sciogliamo. Bene. Mani davanti a noi. Solleviamo le ginocchia da terra. Lavoriamo subito gli addominali. Sentiamo di nuovo quell'attivazione degli addominali bassi. Mentre però spingiamo bene le mani a terra, allontanando il pavimento da noi. Da qui andiamo nel cane a testa in giù, allungando i glutei verso l'alto. Non serve avere le gambe stese, possiamo mantenerle piegate. Allunghiamo bene la schiena, le braccia. E poi guardiamo avanti, facciamo tanti piccoli passi o due lunghi passi per venire in cima al tappetino. Piedi a distanza di bacino, pieghiamo le ginocchia, rilassiamo giù. E poi da qui facciamo la scimmia, portiamo le mani alle cosce e estendiamo la schiena. E da qui sentiamo lavorare gli addominali per sostenerci, ci aiutano ad allungarci. Portiamo ora le braccia verso l'esterno, palmi che guardano terra. Restiamo qua o portiamo avanti le mani, palmi si guardano.
Bene, palmi verso l'esterno e lentamente con controllo veniamo su, montagna. Inspiriamo braccia al cielo, espirando facciamo una torsione, apriamo le braccia verso sinistra, creste iliache continuano a guardare avanti, usiamo gli addominali per mantenere il bacino verso avanti. Rilassiamo giù le spalle. Inspiriamo, veniamo al centro, braccia su. Espirandoci, apriamo verso destra. Inspiriamo, veniamo su. Al centro, espiriamo nella pinza. Inspiriamo nella scimmia. Estendendo la schiena, mani alle cosce o al tibie, mani a terra, facciamo due lunghi passi indietro per la panca. Stringiamo gli addominali portando l'osso pubico verso lo sterno, in questo modo stringiamo le cosce, quadricipiti, e di nuovo allontaniamo il pavimento da noi, spingendo con le mani. Respiriamo, collo lungo, non restiamo qua ancora a lungo. E poi andiamo nel cane, testa in giù, e saliamo a partire dagli addominali. Bene. Inspirando andiamo a sollevare la gamba destra, tallone verso il soffitto, cane a tre gambe. Non serve sollevarlo tantissimo, quanto basta per avere il bacino allineato, per mantenere il bacino allineato. E poi portiamo il ginocchio al gomito destro. Veniamo avanti in una panca. Al gomito oppure anche l'ascella se riusciamo. Inspiriamo lentamente cane a tre gambe, mettiamo il piede, espiriamo, ginocchio al gomito sinistro, tocchiamo, inspiriamo, gamba su, espiriamo, ginocchio al centro, proviamo a toccare proprio il petto, inspiriamo, gamba su, espiriamo, cane a testa in giù, appoggiamo il piede a terra. Andiamo dall'altro lato, solleviamo la gamba, sinistra, cane a tre gambe. Ci allineiamo e poi da qui proviamo a toccare il gomito o l'ascella sinistra nella panca. Inspiriamo, veniamo indietro, cane a tre gambe, espiro, ginocchio al gomito destro. Inspiriamo, cane a tre gambe, veniamo su, lentamente, ginocchio al petto. Spingiamo bene, stringiamo il piede verso di noi. Inspiriamo, espiriamo, cane a testa in giù. Veniamo avanti nella panca. Scendiamo nella panca bassa sugli gomiti. E appoggiamo il dorso dei piedi a terra. Stringiamo bene, restiamo qua un paio di respiri. Proviamo a rilassare le spalle per quanto possibile. Continuiamo a respirare. E poi appoggiamo le anche a terra, veniamo nella spinge. I gomiti restano sotto le spalle, allunghiamo la parte anteriore del corpo, spalle indietro. Momento di pausa. Bene, mani sotto le spalle, saliamo tavolino e da qui portiamo i piedi di lato davanti a noi. Passiamo nella barca. Quindi nella barca cerchiamo di avere gli ischi che spingono a terra in modo da mantenere la schiena estesa e poi da qua solleviamo i piedi da terra. Possiamo avere le mani che tengono le cosce oppure le stendiamo verso avanti. Lavoreremo barca bassa e barca alta, per cui lentamente scendiamo giù, abbassiamo tutta la schiena a terra, manteniamo gli occhi la stessa altezza più o meno dei piedi, poi saliamo su, scendiamo e risaliamo un paio di volte.
Quindi cerchiamo di muoverci lentamente, con controllo, osservando cosa succede nella schiena, nella pancia. Scendiamo giù, restiamo nella barca bassa e poi portiamo le ginocchia al petto, schiena a terra. Andremo a fare la bicicletta. Intrecciamo le dita dietro la nuca. Ginocchio sinistra resta al suo posto. Andiamo ad estendere la gamba destra. Portiamo il gomito destro al ginocchio sinistro. Cerchiamo di fare contatto. Inspiriamo, veniamo al centro. Espiriamo dall'altro lato. Veniamo al centro. E lo facciamo poche volte, ma lentamente, in modo da costruire forza, ma anche controllo degli addominali. Quindi non vogliamo degli addominali superficiali, non ci interessa necessariamente la parte estetica in questo momento, ma ci concentriamo sugli addominali profondi. Ancora una volta da entrambi i lati. Continuiamo a respirare. Estendiamo. Poi torniamo al centro, piedi a terra, apriamo le ginocchia verso l'esterno, braccia oltre il capo. Quindi questa è la farfalla supina, Supta Baddha Konasana. Allunghiamo tutta la parte frontale del corpo di nuovo, in modo da allungare questi addominali. Faremo un ultimo esercizio. Quindi richiudiamo le ginocchia e faremo l'aquila distesa, che è una posizione di equilibrio di solito, ma andremo qui, solleviamo le gambe, intrecciamo la gamba destra sopra la sinistra, forse riusciamo anche a portare il piede oltre la caviglia, ok? La versione completa, e poi il braccio destro viene sopra il sinistro, possiamo restare abbracciati oppure proviamo a portare i dorsi delle mani a toccarsi o addirittura intrecciamo le braccia. Inspiriamo qua e espirando andiamo a toccare il gomito al ginocchio, restiamo per 5, 4, 3, 2, 1. Inspirando allunghiamo, allontaniamo gomiti dalle ginocchia e espirando tocchiamo. Inspiriamo e espiriamo. Ancora una volta, inspiriamo. Espiriamo. Da qui lentamente sciogliamo la posizione, andiamo a farla dall'altro lato, quindi portiamo la gamba sinistra oltre la destra, ci intrecciamo proprio, e ovviamente se non riuscite a farlo completamente va benissimo, basta accavallare le gambe, e poi il braccio destro viene sopra il sinistro, intrecciamo quanto riusciamo le braccia. Inspiriamo qua, espirando andiamo a toccare il gomito e le ginocchia per 5, 4, 3, 2, 1. Inspirando allontaniamo gomiti dalle ginocchia, manteniamo la lombare ben aderente a terra e poi andiamo a toccare di nuovo. Inspirando ci allunghiamo, espirando tocchiamo. Un'ultima volta, inspiriamo, espiriamo. Bene, da qui sciogliamo con calma e poi estendiamo le gambe. Estendiamo le braccia, quindi siamo in Shavasana, prendiamo qualche respiro qua, può essere piacevole allungare le braccia oltre la testa, in modo da distendere gli addominali che abbiamo usato. Quindi portiamo ora le braccia giù, palmi delle mani a terra, pieghiamo le ginocchia, piedi a distanza di bacino, abbastanza vicini ai glutei. Andiamo a fare il ponte, quindi spingiamo i piedi a terra, solleviamo i glutei e le anche, manteniamo le ginocchia allineate sopra le caviglie, usiamo ora i glutei e le gambe per sostenerci mentre distendiamo gli addominali. E possiamo anche portare le spalle sotto, intrecciare le dita dietro la schiena, per approfondire la posizione. Respiriamo qua.
sciogliamo la presa, facciamo uscire le spalle e srotoliamo giù la schiena lentamente, una vertebra alla volta. Portiamo le ginocchia al petto, ci diamo una stretta, forse dondoliamo un po' a destra e a sinistra. E da qui veniamo su un fianco in posizione fetale e ci tiriamo su. Ecco, questa era una lezione un po' diversa, ci concentriamo su degli esercizi addominali che sono fondamentali da fare, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacerebbe avere altre lezioni di questo tipo. Per ora concludiamo la lezione prendendo un bel respiro tutti insieme. Inspiriamo sollevando le braccia, espiriamo mani al cuore. Vi ringrazio per aver praticato con me quest'oggi, vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, vi auguro una buona giornata e namaste.